sorprendenti che una delle cose che ha detto Montoya, credo, è aver rilevato che alle sue spalle non si sente molto tranquillo, perché alle sue spalle c'è Alonso. E Alonso è un tipino che ha parecchio meno sullo stomaco, come si dice dei piloti che non si tirano indietro. Averlo dietro in partenza, basta una piccola esitazione, puoi cambiare le carte in tavola. Una teorica seconda fila comodissima può diventare un po' più complicata. Comunque tutto può succedere, non te la senti di fare una previsione? Ma guarda, francamente no, se dovessi fare una previsione su base tecnica, poi bisogna vedere anche come sarà il tempo, non so se il tempo sarà buono, sarà brutto, non so da qui a due ore e mezzo che cosa succederà. Sono le 5:30 in Italia, si corre alle 8, mancano ancora 150 minuti se non sbaglio. Beh, staremo a vedere. Sai che facciamo adesso? Speriamo che sia ben augurante per l'angolo dei ricordi, e questi sono ricordi recenti, perché ci andiamo a vedere una vittoria di Indianapolis, una doppietta delle Ferrari, siamo nel 2000, Schumacher e Barrichello. Okay. Speriamo di portare fortuna. Beh, Barrichello ha vinto anche l'anno scorso. Ecco. Allora, grazie per averci... Scusami, farebbe comodo, non è da sottovalutare la posizione di Barrichello, perché questo potrebbe essere uno di quei gran premi decisi dal secondo pilota. Ormai le graduatorie sono chiare, anche in casa Williams BMW la prima scelta è Montoya, inevitabilmente. Certo. Ralf potrebbe fare il gioco di Montoya contro il fratello, Barrichello potrebbe fare il gioco anche di Schumacher. Anche se non sembra molto disposto, Ralf. Non è molto... Non gli fa piacere, ma lo deve fare. Certo. Vabbè. Grazie Gianfranco, grazie a voi per averci seguito, ci vediamo domenica prossima con Non Solo Calcio. Si accendono le luci rosse, tutto è pronto per il via del Gran Premio degli Stati Uniti, attenzione! Via, si spengono le luci con Coulthard che forse ha anticipato la partenza. Coulthard ha bruciato Michael Schumacher, ma forse ha anticipato la partenza. Rivedremo il rallentatore. Coulthard, Michael Schumacher subito lo attacca alla prima curva e Barrichello cerca di infilarsi. Poi Trulli accanto a Barrichello e Button. Coulthard, Schumacher, Häkkinen, Barrichello, poi Trulli. E intanto vediamo che sta sfruttando la scia Michael Schumacher. La sfrutta molto bene, arrivano in tutte e due appaiati con Michael Schumacher che riesce a guadagnare mezzo metro sulla vettura di Coulthard, arrivano nella prima chicane molto molto vicine, Michael Schumacher riesce a passare all'esterno David Coulthard che ovviamente non è arrivato al contatto con la Ferrari. È davvero straordinaria questa manovra di Michael Schumacher che nonostante il gioco ostruzionistico di Coulthard è riuscito a passare con grande decisione a Michael Schumacher ha fatto un test a coda nella curva, adesso andiamo a capire da che parte è, nella parte lenta del tracciato, però si è salvato da questa situazione. Un brivido rosso davvero, ha percorso la schiena degli uomini di Maranello. Bandiera al vento e grande tripudio, la Ferrari fa doppietta Indianapolis, Michael Schumacher taglia il traguardo e vince, successo numero 42 nella sua carriera ed è un altro record, 8 vittorie stagionali per la Ferrari, mai aveva vinto tanto la scuderia di Maranello in una sola stagione, è davvero la Ferrari più forte di questi ultimi 20 anni e lo deve dimostrare ora anche nelle ultime due gare che dividono Schumacher dal titolo iridato, primo Schumacher, secondo Barrichello. Lo abbiamo sentito più volte in questi giorni nelle nostre case, rimbalzava da Sydney e ora da Indianapolis l'inno di Mameli. Di nuovo in studio per dare tra un momento la linea ovviamente a Paola Saluzzi, ma per restare senza passaggi troppo bruschi, restiamo un attimo soltanto ancora al calcio, vedete sono circondato praticamente, potrei essere vestito di nero o di bianco o di giallo perché gli arbitri ormai vestono di tutti certo, i colori, certo. Preferirei il celeste, mi sta meglio, ma c'è Simona. Sta per te Gianfranco, sì. Un nostro telespettatore ci chiede se il portiere della Juve
Buffon è parente di quel Lorenzo Buffon, portiere del Milan negli anni 50. Alla lontana, sono figli di cugini, quindi una quindi parentela. C'è una parentela. Sì, c'è una parentela, quella di Buffon, Lorenzo Buffon, tanto per ricordare chi era, è stato un grande portiere, ha giocato nel Milan, nell'Inter, nel Genoa, nella Nazionale, è stato campione d'Italia con il Milan. E Buffon questo comunque viene da una grande famiglia di sportivi, perché la madre è stata campionessa di atletica leggera, la sorella di Buffon gioca nel campionato di pallavolo, interessanti le sfide con la sorella di Toldo che gioca nel campionato di pallavolo. Grande famiglia di sportivi. A posto così? A posto, perfetto. Grazie. Allora, sa tutto. Quest'anno faccio il giro dello studio in diverse postazioni, cioè, i quattro cantoni, me ne mancava una e questa volta. Giusto. Possiamo fare una domanda pure nei portieri? Sì. No, stasera giocherà Balli nell'Empoli, sì. Perché Taffarel non è voluto, sì, andare perché ha avuto un incidente stradale, ha detto... Non gli è partita la macchina, per cui lui ha pensato, dice, se non parte la macchina è un segno, non devo avere. Allora, più che un portiere para palloni, è un portiere paranormale, perché c'è... Oh no. Sì, perché lui dice che ha avuto proprio un segno preciso. Secondo me è due. No, il segno del Toto Calcio. Del Toto Calcio. Lasciamo gli argomenti strettamente sportivi, anche se non so di che cosa parlerà Paola Saluzzi, che come di consueto ci descrive un personaggio, ce lo racconta, ce lo fa vivere, lo viviamo insieme a Paola Saluzzi nella storia. Vediamo. La storia. La storia che vi raccontiamo sta arrivando, non lentamente, velocemente, negli studi di Saxa Rubra, perché questa è Saxa Rubra, questa è una Ferrari pilotata da un ragazzo che è partito dalle montagne del Terminillo, è arrivato fino alla contea del Kent, dove è diventato addirittura sceriffo onorario. Questa storia passa anche per New York, per il club Italian American Businessman Club, e scende dalla Ferrari che ha un grande valore nella vita di questo personaggio, Ferrari che aiuta questo personaggio a essere grande e generoso. Ivo Pulcini. Era. È un grande, grandissimo onore, grande. Io piacere. Prego, Ivo. Allora, dunque, questo signore che è medico sportivo di livello internazionale, cardiologo all'Università La Sapienza di Roma, collezionista di Ferrari, ma non solo, anche di moto d'epoca, è un uomo, un grande italiano, un grandissimo italiano che continua a fare e a portare il nome dell'Italia e anche il nome della Ferrari laddove conta di più, cioè nel cuore della gente, per occuparsi di beneficenza, di solidarietà, per esempio a favore delle popolazioni più indigenti, più povere. Abbiamo cominciato da Collodi, Pinocchio, con questo giocattolo per arrivare addirittura a Damasco, dove in occasione di un convegno medico cardiologico abbiamo visto la disperazione di questi bambini e le condizioni di impossibilità di salvare le loro vite. Ce ne sono circa 60.000 bambini malati di cuore e senza l'intervento chirurgico non possono vivere. Quindi è una questione di vita o di morte. Abbiamo pensato di onorare il figlio dell'ex presidente, il fratello dell'attuale presidente della Siria, che era un ferrarista, Basile, che è morto a 32 anni, e volevamo fare così un raduno a Damasco. Poi abbiamo detto, ma che portiamo le Ferrari a Damasco? Facciamo dei raduni in Italia, raccogliamo dei fondi, diamoci da fare e facciamo un reparto di cardiologia pediatrica a Damasco. Ed è partita questa iniziativa, è partita da Collodi Pinocchio con tutti i bambini. Abbiamo cominciato a girare l'Italia, abbiamo fatto la partita del cuore a Rieti, sì, e in poco più di un anno abbiamo realizzato questo sogno. Adesso questo ospedale è una realtà, è stata posta la prima pietra addirittura nel 2000,
alla fine del 2000 e oggi è in grado di operare circa 1000 bambini l'anno grazie appunto alla solidarietà che va forte sulla Ferrari. Non si è fermata lì questa solidarietà, adesso prosegue addirittura in Sud America, esattamente nella parte nord dell'Argentina, nel Chaco, a Barranqueras, dove già abbiamo realizzato parecchie casupole per questi bambini che crediamo siano i più poveri della terra e con pochi spiccioli si possono dare loro delle possibilità di sopravvivenza. Ivo, come avviene questa raccolta dei fondi? Noi andiamo per le piazze, non a fare sfoggio della nostra ricchezza o del nostro narcisismo, ma le Ferrari sono delle bellezze italiane che richiamano l'attenzione e la curiosità di tanti appassionati e con questa occasione promuoviamo delle iniziative di beneficenza che ci consentono di raccogliere dei fondi che poi destiniamo a queste iniziative. Allora, questo ragazzo, l'ho descritto bene perché è un ragazzo sotto tutti i punti di vista, ha detto che è stato fino all'età di 10 anni pastore protestante. Io rido perché è bellissima, si è definito un pastore protestante, perché? Non l'ho mai raccontato perché mi commuovo tutte le volte che lo racconto, perché fino a 10 anni ero un pastorello e protestavo che non volevo fare il pastore. Perché Ivo è nato in quella località meravigliosa che è il Terminillo. Esattamente a Villa Pulcini, che porta il nome della mia famiglia, è una piccola località nel comune di Leonessa, in provincia di Rieti. Ma è vero che tu sei nato e mamma aveva vicino praticamente nessuno? Quando sono nato tra due cani, perché era il 12 di gennaio, c'era la grande tempesta, non c'era possibilità, era subito dopo la guerra, di avere l'assistenza medica e quindi sono nato così in modo selvaggio, sotto una stalla, sopra una specie di abitazione, in mezzo a due cani. Allora, questo pastore protestante, nel senso piccolo bambino che faceva il pastorello e protestava, aveva ovviamente dei sogni come tutti i bambini. E che cosa sognano i bambini se non di giocare ai cowboys e magari di diventare, perché no, come faceva Gary Cooper o John Wayne, lo sceriffo? Bene, Ivo Pulcini è riuscito a fare anche questo, ce lo devi raccontare perché è grandioso. Amando il mondo, amando girare il mondo, ho girato tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda all'Asia, in Africa, in Sud America, negli Stati Uniti, ho imparato anche diverse lingue, quindi conosco diverse lingue, quindi questo mi ha dato la possibilità di avere rapporti umani con le persone, quindi creare delle amicizie. In particolare sono stato a Akron, nella capitale della gomma, nell'Ohio, sì, dove ho conosciuto un avvocato importante che si chiama Sansonetti, che io onoro nella memoria perché è morto e scomparso recentemente, e che curava anche gli interessi dei Kennedy. Era un uomo potente, è lui che mi ha introdotto in questo Gotha, con grande meraviglia, perché ero uno che venivo da così con molta semplicità, ha avuto stima in me e praticamente mi ha dato la possibilità di diventare sceriffo onorario. Mi ha fatto regalare la stella, addirittura mi voleva dare la pistola, ma non sapevo che si potesse trasportare, e quindi ho la stella, la tessera di sceriffo onorario. Mi ha fermato la polizia americana per eccesso di velocità, presentando questa tessera da sceriffo mi ha fatto solo la paternale. Ho visitato le carceri in America, non era mai successo, non è mai successo in Italia, e sono andato con la macchina della polizia americana in giro in perlustrazione, e quindi so quello che succede, quello che fanno, perché i singoli poliziotti hanno dove hanno il fucile, come aprono la portiera, dietro è tutto barricato. Ma la stella è qui con te? La stella ce l'ho con me, mi ha detto di portarla. E questa è una stella la porto sceriffo nel cuore, nella parte sinistra del dovremmo cuore. Dovremmo regalarne una uguale al nostro Pogliani, regista, che è un vero sceriffo, da cui oggi l'aver detto. E questa è la tessera. E questa è la tessera. Questo è molto altro, è Ivo Pulcini, grande solidarietà nel suo cuore, quindi una memoria affettiva nei confronti delle persone più in difficoltà, che per lui è costante, ma anche e soprattutto grande, grandissimo medico sportivo. Ha avuto tra le mani i muscoli più preziosi, dunque due mondiali della nazionale italiana di hockey su pista nell'86 e nell'88, in Brasile, in Argentina, campioni italiani e stranieri, per esempio vi faccio alcuni nomi: Maradona, Ivan Lendl e un certo Francesco Totti. Francesco Totti era un bambino quando Fiorella lo portava da me e già si vedeva che era un campione in erba, col suo carattere grintoso. Era tosto non solo nei muscoli ma anche nella testa. Anche nella testa. Ivo Pulcini, che è chiaro, per noi, come tutte le persone che entrano in questo spazio, nella storia, è una bandiera che ha fortissimi legami, lo avete sentito, proprio con quella comunità italiana
negli Stati Uniti in maniera particolare? Dove ho conosciuto, tra l'altro, a parte che ho lavorato e seguito i colleghi al Cleveland e a Santa Clara University in California, però ho avuto la fortuna di conoscere i Cleveland Browns, che sono stati campioni del mondo, degli Stati Uniti, con il coach Sam Rutigliano, che era italiano, mi aveva preso in simpatia e quindi ero libero di accedere anche negli spogliatoi, vedere come operavano e, d'accordo con i medici, insomma, cercare di affiancarmi per imparare qualcosa. E da lì ho imparato moltissime cose. E devo ringraziare anche la vostra trasmissione, perché è molto seguita e molti italiani che ancora parlano il dialetto perché non conoscono bene la lingua italiana, grazie a questa trasmissione hanno imparato a migliorare il loro rapporto con l'italiano. Grazie, questo è un applauso che va a chi fa questa trasmissione, oltre che chiaramente alla conduzione, però credetemi, a tutta la redazione, a chi sta dietro le quinte, ai nostri tecnici, insomma a tutte le persone che faticano tutta la settimana per arrivare a questa domenica. Quindi grazie, e grazie ovviamente a chi ci segue con tanto amore da tutto il mondo. Ivo Pulcini e il cinema. Questo signore, e solo per questo io lo adoro, è il proprietario di quella Vespa più famosa del mondo, quella che ha portato Audrey Hepburn e Gregory Peck in Vacanze Romane. Come sei riuscito a diventare proprio... c'è stato uno generale dello studio. Sono probabilmente da bambino, ecco, forse questa è stata la molla che ha fatto scattare. Ho cercato di capire perché tanto collezionismo, tanta voglia. Basterebbe avere una Ferrari, basterebbe avere una moto, perché di più? Forse da bambino non ho avuto giocattoli, allora adesso ho cercato di compensare quel vuoto che... Questi che giocattoli da grandi. Esatto, questi giocattoli da grandi, facendolo però con una certa intelligenza. Quindi ho collezionato la moto di Mussolini, che è targato 1 Roma ed è una cosa, un pezzo importante. E questa Vespa di Vacanze Romane, su cui è salito Gregory Peck con la Audrey Hepburn, recentemente, grazie al sindaco Veltroni, il sindaco di Roma, ho avuto l'accesso al Campidoglio, il permesso di parcheggiare, e sopra c'è salita Autieri con Massimo Ghini per il recital che faranno proprio Vacanze Romane al Sistina il 10 febbraio prossimo. Porta un libro con sé, Ivo Pulcini, che è un libro su Fellini. Perché? Perché su questo libro c'è una dedica molto tenera che il maestro Fellini fece a questo medico che lo aiutò a diventare più leggero. Addirittura Fellini segna il numero dei chili. Ho avuto la fortuna di curare numerosi attori e registi come Fellini. Al dottor Ivo Pulcini, con i sentimenti dell'amicizia e della gratitudine e con affettuosa leggerezza. Suo Federico Fellini, Roma, 17, venerdì, giugno, 88, chilogrammi, 85. Aveva perso 9 kg in quel giorno. E quindi voleva portarne sottolineare memoria, la sua soddisfazione. E ringraziamento. È detto in Argentina, perché ribadisco, stiamo parlando di una bandiera italiana deambulante, così è Ivo Pulcini, è detto El Bruco, che vuol dire il mago. Il mago, il perché? Mago. Perché c'erano due ragazzi della nazionale con un problema al ginocchio sinistro, e tra l'altro c'era il figlio di un esponente del governo, quindi era un bel rischio davanti anche ai colleghi, e io ho azzardato l'ipotesi che non si trattasse di un problema che riguardava il ginocchio sinistro, ma il sinistro era la vittima e il colpevole era il destro. Io, girando il mondo, ho imparato una tecnica particolare che si assomiglia alla chiropratica, all'osteopatia, ma che cura molto molto la postura. E grazie a questa tecnica ho messo in piedi questi due ragazzi che hanno potuto giocare, non fermi da 3 mesi. Quindi da quel momento l'appellativo è il Bruco. Il mago. Certo, il mago. Per evidenti motivi. Esatto. Abbiamo visto poco fa con Cinzia Salvi Scarponi e con Gianfranco De Laurentiis, si parlava di Ferrari, si parla della macchina più bella del mondo. Ovunque si vada la Ferrari è sinonimo di Italia, di bellezza, e chi più ne ha più ne metta. E Ivo ha una Ferrari che... Ce n'è una in particolare che so anche che è appartenuta a una testa coronata, se tu ci vuoi dire. Sì, è una 250 convertibile del 61, 4 marce, convertibile perché ha l'hard top, che sembra una GT, togliendo l'hard top diventa una Spider. Sapete che l'unica Spider vera della Ferrari per Enzo Ferrari era la California, sì. E questa è il passo lungo della California. Non vogliamo dire americana. Chi fosse il primo proprietario? No, non posso dire. Non si può dire, questo rientra nella correttezza, però sì. Insomma era un signore che portava una corona sulla testa, se no come avrebbe fatto ad avere una Ferrari così? Allora, Ferrari significa per Ivo Pulcini anche e soprattutto iniziative di carattere benefico. Ha detto poco fa in maniera molto graziosa, non facciamo sfoggio della nostra ricchezza mostrando le Ferrari, ma la Ferrari è un veicolo di solidarietà. Le prossime iniziative?
facciamo anche conoscere l'Italia, perché andando certo. in giro per l'Italia, le bellezze italiane associate alla bellezza della Ferrari. La prossima iniziativa è una iniziativa molto interessante, perché dovremmo fare un raduno a Miami, in America, dove c'è molta sensibilità e molto fascino per questo giocattolo. E abbiamo finora solo la difficoltà del trasporto, perché alcuni ci propongono e ci sponsorizzano, però dovremmo partire da Istanbul. Diventa un po' un problema. Bene. E del resto, quando ci muoviamo, ci muoviamo in un gran numero, nessun ferrarista vorrebbe essere escluso da questa bella iniziativa e dovremmo cercare di accontentare tutti. Quindi stiamo lavorando per questo raduno a Miami, Florida. Oltre a portare la stella di sceriffo proprio da Gary Cooper sul cuore, Ivo ci ha regalato anche un'ultima cosa, una lettera, una frase di un ragazzo italiano, figlio di italiani, che non ha mai visto l'Italia, si chiama Gino Tasso e l'ha incontrato il 22 novembre del 1980. Ovunque questo ragazzo, questo Gino Tasso, si trovi, speriamo che ci stia seguendo in questo momento, perché che cosa ti scrisse? Andando in giro per il mondo con i ragazzi delle varie nazionali, parlo dall'Africa a Maputo, in Argentina, in Brasile, abbiamo incontrato le comunità italiane. Io non riesco però a parlarne, perché ogni volta erano lacrime, fiumi di lacrime. E una volta mi colpì questo Gino Tasso, questo giovane che parlava dell'Italia, e gli chiesi se l'aveva mai vista. Dice: io non l'ho mai vista. E come fai ad amare così l'Italia? Tirò fuori dal cuore questa carta ideografica con i simboli del Colosseo, della Torre di Pisa, insomma con i simboli delle varie località italiane, e mi lesse queste righe che io ho sempre con me. Per chi non ha mai visto l'Italia, la carta ideografica è il sogno. Per chi ha visto l'Italia, è il rimpianto. Per chi vuole ancora vederla, questa carta ideografica è la speranza. Per chi non potrà più vederla, è semplicemente il conforto. Ivo Pulcini, grazie di essere stato con noi. Grazie di essere stato con noi. Un grande italiano. Noi speriamo che questo ragazzo con 23 anni di ritardo sia davanti alla TV e ci stia seguendo. Queste sono le parole che ha scritto Gino Tasso. Chiunque lo conosca, per favore. La musica è di Musiani, che ho conosciuto all'estero, ed è l'ambasciatore della canzone grande italiana all'estero, canzone che fa lacrimare italiana. Tutti gli italiani che amano tanto l'Italia. All'estero Ma si apprezza di più l'Italia. Ivo Pulcini, per quale squadra tifa? Non lo dico, perché essendo un medico sportivo e ho curato la Lazio e la Roma per la anni, nazionale? Nazionale, per la nazionale. Bravo, esatto. Noi invece ringraziandolo tanto e augurandole alle sue iniziative, a questo gruppo Ferrari che fa tanta beneficenza, il miglior buon lavoro, però strappandogli questo una gruppo promessa. Ferrari, tra l'altro, è stato fondato da Little Tony, che è sensibile alle iniziative umanitarie, persona quindi deliziosa. Esatto. Allora, chiedendo a Ivo Pulcini che magari verso fine trasmissione ci porti la Vespa di Vacanze Romane qui in studio, così l'ho detto davanti a 50 milioni di telespettatori, ho il mio pubblico e quindi gli strappiamo questa semipromessa. È un piacere. Andiamo a vedere per Empoli Lazio il servizio che ha realizzato Maurizio Ruggeri, e insomma è la grande partita di questa sera alle 20:30. Grazie, grazie, grazie. Posso fare un giro in Ferrari dopo? Con piacere, va bene. Empoli-Lazio, posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. L'ultima in classifica ospita i biancocelesti di Roberto Mancini, costretti a un brusco ritorno alla realtà dopo l'inattesa sconfitta interna con il Parma. È vero, tra i pali non c'era Peruzzi, alle prese con un dolore al ginocchio, ma il suo giovane vice Sereni, all'esordio quest'anno con 3 gol incassati che forse si potevano limitare. A freddo la prima rete di Bresciano, tutto solo in mezzo a una difesa che già scricchiola dopo appena 270 minuti di torneo. Poi il capolavoro di Adriano, vero mattatore della partita, in grado di frastornare tutta la linea arretrata della Lazio, ma anche qui Sereni ci è parso incerto. Ed infine la mazzata finale di Bresciano, al raddoppio da fuori area a tempo quasi scaduto. A far esultare i 50.000 dell'Olimpico, il solito Stam, ormai erede di Mihajlovic sui calci piazzati, e un polemico Inzaghi che, non segnando in allenamento, consiglia a Mancini di impiegarlo solo alla metà del secondo tempo. Campionato già in salita per la Lazio, e chissà se Totti ha ragione quando non la vede tra le prime 4 della classifica finale. Non che le cose vadano meglio all'Empoli, reduce da una vera e propria debacle a casa del Siena. Al Franchi la squadra di Baldini ha ammainato bandiera già nei primi 45 minuti grazie ai 2 rigori trasformati da Chiesa, per poi affondare definitivamente con la firma della tripletta dello stesso Chiesa e del poker calato dal norvegese Tore André Flo.
Un pesante passivo che preoccupa Baldini, già nelle peste per gli infortuni di Boucher e Zanetti, fermi almeno per un mese, e per la squalifica del numero uno Bucci, reduce da una prova tutta da dimenticare. Bene, in settimana ritorna la Champions League, Inter, Juve, Lazio e Milan impegnate. Massimiliano Graziani ci riferisce così. Quattro squadre in corsa e tutte a punteggio pieno. L'Italia è saldamente al comando del ranking di Champions League e nella seconda giornata cerca conferme al suo andamento. Dopo lo storico 3-0 di Highbury ai danni dell'Arsenal, altra favorita del gruppo B, l'Inter ospita a San Siro la Dinamo Kiev, giunta alla settima partecipazione di fila alla competizione europea. La squadra allenata da Mikhailichenko può contare su diversi nazionali ucraini e viaggia a pari punti con i nerazzurri, dopo aver sconfitto al primo turno la Lokomotiv Mosca, ex rivale del campionato sovietico. Senza l'infortunato Del Piero, decisivo nell'esordio al Delle Alpi con il Galatasaray, la Juventus fa visita ai campioni di Grecia dell'Olympiakos. L'ultimo precedente è un amichevole precampionato stravinta dai bianconeri la scorsa stagione, ma la squadra greca, nelle cui fila spicca l'ex sampdoriano Karembé, ha esordito in Coppa dando filo da torcere alla Real Sociedad, passata solo nel finale con un rigore dell'ex juventino Kovacevic. Dopo la bella vittoria di Istanbul contro i campioni turchi del Beşiktaş, la Lazio di Mancini ospita all'Olimpico lo Sparta Praga di Karel Poborski. L'ex biancoceleste è l'uomo chiave di una squadra che va a corrente alternata in campionato, ma trova motivazioni in Coppa. Ne sa qualcosa il Chelsea miliardario di Ranieri, che in casa propria ha faticato per piegare la resistenza dei cechi. Il Milan ha avviato la difesa del titolo a San Siro con una sofferta e preziosa vittoria sull'Ajax. Il match winner Inzaghi è infortunato, ma dovrebbe recuperare in extremis per la gara con il Celta Vigo. Gli spagnoli, insieme ai milanesi, tesserano un terzo di tutti i brasiliani che giocano quest'anno in Champions, ma ad un serbo, l'ex parmense Milosevic, spetta il compito di finalizzare in una squadra che arranca nella Liga e non convince in Coppa. Solo un pareggio con i belgi del Bruges. E allora vediamo quelle che sono le partite di Champions League. Martedì 30 settembre, Inter Dinamo Kiev e Olympiakos Juventus. Mercoledì, ed siamo al 1 ottobre, Lazio Sparta e Celta Vigo Milan. Gianfranco. Volevo sentire da Peppe Giannini se pensa che sia ripetibile il poker della prima tornata. Io credo di no, però... Difficile, però è un turno sicuramente determinante, secondo me, per queste squadre, per le nostre squadre che hanno vinto nella prima partita, insomma, perché se dovesse arrivare un risultato positivo, un altro risultato positivo, probabilmente sarebbero al sicuro per il passaggio del turno. Credo che... basterebbe le più... un pareggio poi dopo. Certo, nelle sì, altre partite. Direi che le due partite più importanti probabilmente sotto questo aspetto sono le due trasferte di Juventus e Milan su campi che non sono mai facilissimi, sia quello di Vigo sì, sia quello di Atene. Sì, di, però io credo che diciamo nel Milan rientrerà Inzaghi e potrebbe fare il colpo anche fuori casa come lo può fare la Juventus, quindi io sono ottimista su questo punto di vista qui. Beh, speriamo che vada un po' come è andata poi anche in Coppa UEFA, in pratica 3 vittorie e un pareggio su 8 partite, 7 vittorie e un pareggio, vuol dire il calcio italiano qualche cosa in questo momento sta esprimendo. Allora ancora Roberto.